Ma ciao! Siamo a Menfi e con la loro compagnia e anche la sua di John Peter Sloan, comico londinese visto anche su Zelig, appunto per la presentazione del suo film Lo Smith di Sicilia, in cui incontreremo tanti personaggi e vedremo cosa ne pensano gli spettatori. Oh picciò! Importantissimo! Sigla! Yeah! Bellissimo, avete visto il film? Com'è stato? Bellissimo, bellissimo. Dimmi, conoscevi già John Peter Sloan? Sì, perché abbiamo la casa a fiori vicine e tutte le serie passo di fronte a casa sua. La parte più bella del film, secondo lei qual è? Dunque, la parte più bella del film? Beh, quando si balla la parantella. Lei risente come sono fatta a guardare il film? La cosa che mi ha colpito di più è vedere questo film che si fa a Menfi, ed è molto bello, insomma. Parla di noi, parla della Sicilia, parla delle bellezze proprio del territorio. Lo conoscevi già John Peter Sloan? No. È la prima volta che lo vedevi? Sì. Una persona formidabile. Una grande mente. Sa valorizzare ciò che noi non riusciamo a valorizzare. E sinceramente fa molto divertire il pubblico. Abbastanza divertente è stato sì, abbastanza divertente. Ho conosciuto un bello film, bella attrice, un bello compositore, quello che avete presentato, tutto quello che ha successo, tutto bene. Dimmi una cosa, come descrivi John Peter Sloan in una parola sola? Come? Una parola per descrivere John Peter Sloan. John Peter Sloan. Una parola per descriverlo, cioè una parola che lo rappresenta. E che parola devo dire? Una. Fantastico, bello, comico. Comico e bello. Comico e bello, ragazzi. Sei etero, giusto? Ribera. Di Ribera, siete venuti qua a Menfi, attenzione, per il film di John Peter Sloan. E come si scrive Sloan? Disgraziato. Facciamo il giro, ovviamente. C'è scritto riservato, ma a noi non ce ne frega niente, ragazzi. Chi siete? Bellissimo, noi siamo della Serio Studio. Non ce l'hai della sentito? Studio, siamo di Facebook. Carina questa, ditemi. Cosa vuoi dire a chi vuole vedere il film? Ma sentite tutte le notizie possibili e immaginabili che ci sono, seguiteci così saprete esattamente le news che ci saranno giorno dopo giorno. Quanto è stato bello partecipare a questa iniziativa proprio di questo film qui a Menfi? Ma per me è stato bellissimo, è stato un onore, perché poi gliel'ho chiesto io, ma perché mi hai scelto che avevano chiuso il casting? Forse ha visto la mia figura e l'ho ispirato, mi ha ispirato ad Antonina. Si girerà. Si gira, si è girata ragazzi, eccola qui. Noi stiamo parlando, scusa che ti ho disturbato tutto il momento suo. Come ti chiami? Antonina Vetrano. E nel film? Nel film io sono Rosaria. Dimmi una cosa, quella sciarria, quanto è stata veritiera nel mondo? Cioè, ti sciarri normalmente così tuo marito quando si dincia? No, sono molto, ma molto diversa. Molto calma, ragazzi. Sono molto calma, molto buona. Io direi il più importante è di essere lì sul set, non ubriaco. È bellissimo, soprattutto perché abbiamo creato un gruppo veramente stupendo. È stata un'esperienza meravigliosa, ora possiamo solo sperare che vada avanti nel migliore dei modi. È in gamba, molto intelligente, molto intelligente. Grazie. Allora io mi piace tantissimo il tuo cappello. Il cappello è Menfi, la città dei capelli. No, stasera. No, ovviamente non. Sciacca, non è di Menfi. non sì, dire Menfi. Scusi. Forse di Sciacca gli piace qualcos'altro. Yeah. Durante la visione del film, ragazzi, mi sono commosso in una scena in cui tu parlavi che la Sicilia è vita. Hai provato questa cosa anche tu durante la tua vita? È tutto vero il film, quindi nel senso. No, gli eventi ovviamente no, però è vero, la filosofia è mia. Cioè qui ho trovato, dopo 25 anni a Milano, ho trovato la verità, le cose importanti nella vita, che sono così semplici. Oltre a essere un attore e un comico, abbiamo visto appunto che sei anche un animalista. Sì.
Certo. Diciamo, cosa vuol dire ai ragazzi che ascolteranno questa, questa intervista? Che invece di andare in Facebook sempre a lamentare che la gente ti prende per il culo e la gente non è leale, ci sono palle d'amore su quattro gambe su tutte le strade di Sicilia, non ti tradisci mai. La cosa più leale al mondo è solo amore e lealtà, lo trovi in un cane, non nelle persone. Ultima domanda, oltre che sappiamo che tu hai una scuola di inglese, dove si trova, una cosa veloce, in modo da... Ok, in via Amerigo Vespucci a Menfi, è l'unica delle mie scuole in tutta Sud Italia, abbiamo il metodo più divertente e più importante dell'Italia, quindi e ora siamo a Menfi. Ed è così che ci salutiamo, ragazzi. Vi ricordo che per altri eventi potete contattare la pagina e adesso vi lascio a lui. Una parola per descrivere John Peter Sloan. Una parola. No, è vera, è vera. È vera, è vera. Un pazzo, è un pazzo.